Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ancora una volta all'interno della mia cripta studio. Io ovviamente sono Carlo Dipinto e oggi continuiamo il nostro percorso sul suonare nello stile di Zakk Wylde. Ma prima, lo sapete, insomma, sigla e poi andiamo con ordine. Ciao! Ciao a tutti ragazzi! Dopo aver pubblicato appunto un'altra lezione su Zakk Wylde, sto vedendo che vi piace molto e quindi io continuo. Qui trovate la scorsa lezione, trovate anche le altre lezioni all'interno dell'info box e oggi vorrei continuare con un solo semplicissimo. Di base è uno dei soli più semplici di Zakk Wylde, non vediamo tutta la canzone questa volta, ma vediamo appunto solo il solo, anche perché io ho sempre amato Zakk Wylde, perché per quanto gli si dia tanto spazio o poco spazio, comunque il suo stile, il suo background, la sua anima, insomma, viene fuori. Il solo di cui sto parlando oggi è Dreamer, il brano è tratto dal disco Down to Earth di Ozzy Osbourne, e c'è qualcosa anche di romantico, perché ve lo sto insegnando, perché di base è stato il mio primo solo, appunto, che ho imparato del grande Zakk Wylde con il gigantesco Oz alla voce. Di base il solo, ragazzi, è molto semplice, però ci sono delle piccole caratteristiche che rendono tutto il solo molto wild e riesce a dare il suo stampo. Io ve lo vado a suonare, non ve lo suono con la backing track, perché ragazzi, i brani di Oz, tutte le cover di Oz, qualsiasi, vengono bloccate, ok? Il video viene proprio bloccato, non viene demonetizzato, che fondamentalmente chi se ne importa, viene proprio bloccato, quindi io ve lo suono così secco, senza backing track, senza niente, e poi lo andiamo ad analizzare. Andiamo! Ok, questo qui era praticamente tutto il solo. Andiamolo ad analizzare, ci sono un po' di parti, come ho già detto, che rendono Zakk estremamente Zakk, ok? Zakk è stato sempre un chitarrista che è stato molto a servizio della musica. Questo è uno dei soli più semplici, ma ci sono altri soli, come il brano Lay Your One on Me, The Black Rain, dove praticamente fa 3-4 note, se non sbaglio, con un ibo. Ok, parlando del suono, io sto utilizzando sempre lo stesso rig che vedete negli altri video, con l'aggiunta di oggi, invece di usare l'MXR Zakk Wylde, sto usando il Crunch della Mendoza, che è comunque un overdrive sul canale lead della testata. Al di là di questo, io non uso il volume alzato al massimo, perché sennò vado ad ottenere un suono molto aggressivo. Vado ad accendere sempre l'overdrive, però vado a tenere il volume molto basso, il suono è questo. Non è molto impastato, non è molto 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 wild quando arriva con quei distorti esagerati, però tiene sempre una bella croccatezza e delle belle armoniche sul suono. Aggiunto anche un delay, questa volta nel Send Return. Di solito Zakk nelle ultime pedaliere ha aggiunto per esempio un delay, reputo che all'interno di questo brano il delay ci debba essere, ma adesso andiamo al solo. Inizia appunto con un glissato, sinceramente non è importante appunto da dove partite, ma è importante da dove arrivate. Arrivate appunto a questo Si bemolle. Ora, ragazzi, all'interno dell'album Down to Earth, Zakk ha dei brani dove suona in tonalità standard e alcuni brani dove suona in Mi bemolle, appunto, praticamente la chitarra un semitono sotto. Ora, non so se anche su Dreamer la chitarra è un semitono sotto, perché qualora appunto fosse così, non la stiamo suonando in Si bemolle, ma andiamo a suonarla sul Si, perché la chitarra è un semitono sotto. Però comunque noi siamo chitarristi, quindi suoniamola lo stesso anche nella diteggiatura di Si bemolle. È nella diteggiatura appunto della pentatonica minore di Si bemolle e questo è il primo patte. Come sentite, alla fine la nota Si bemolle va vibrato veramente tanto. Secondo. I vibrati sono molto wild, è una cosa interessante vibrare sul bending.
ok? Stiamo vibrando sul bending. Come si fa? Bisogna fare appunto un esercizio su questa cosa qui. Bisogna vibrare, ma non bisogna mai calare. Qui in alto ripete le stesse note. Bending all'unisono, alza ed è anche abbastanza lento. Non è così. Stessa cosa qui. Sentite come vibro, non faccio. E poi scala a tre note per corda della diteggiatura di si bemolle minore. Chiude con un bending molto esagerato e molto vibrato. Questo qua, ragazzi, era il solo di Dreamer. Magari fatelo, studiatelo, scrivetelo nei commenti se avete mai sentito questa canzone. È un classico di Oz, sai, quei brani avete presente di Oz dove si ispira moltissimo a John Lennon, a tutto quello che è il mondo Beatles. Ozzy l'ha sempre detto che adora tantissimo quel mondo lì, è una ballata. Ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ragazzi. Perché lo dico? Perché molti che appunto vedono i miei video non sono iscritti al canale. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!